Ciao e benvenuto all'interno di un nuovo video, nuova puntata della rubrica che vi sta piacendo tantissimo, Bob Proctor Dixit. Prima però mi scusi innanzitutto il background, l'elicottero là sopra che continua a girare, le luci che non sono il massimo della vita, ma in questo momento sono in Polinesia francese, quindi ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo, ragazzi. A parte questo, partiamo subito con l'argomento centrale di questa lezione. Questa puntata della rubrica Bob Proctor Dixit la voglio dedicare ad un argomento molto 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 incompreso a causa della sciagurata disinformazione che imperversa in Italia quando si parla di riprogrammazione mentale, e mi sto riferendo al fatto che spesso là fuori la riprogrammazione mentale, quindi quella disciplina che dovrebbe servirti a cambiare il tuo mindset, viene spesso etichettata con concetti come dolorosa, straripante, arrogante e qualunque altro aggettivo lì messo a caso tanto per enfatizzare un qualcosa che evidentemente la maggior parte delle persone non conosce. Ecco, in questa puntata del Bob Proctor Dixit ti spiegherò perché Bob Proctor era assolutamente contrario a questi principi e in particolar modo a qualunque tipo di cambiamento che potesse essere in un certo senso visto come un cambiamento forzoso, coercitivo, doloroso che facciamo a noi stessi. Prima di iniziare però un paio di comunicazioni di servizio. Allora, se innanzitutto non sai che cosa è la rubrica Bob Proctor Dixit, vatti a recuperare le puntate precedenti perché ce ne saranno delle belle, specialmente se sei interessato all'argomento di riprogrammazione mentale troverai un sacco di informazioni che ti saranno molto utili. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche in modo da non perderti i prossimi video, soprattutto se vuoi avere un'altra puntata del Bob Proctor Dixit. E ovviamente invito ancora una volta tutti quanti a quello che vi dicevo in precedenza nelle puntate scorse. Vedo che l'avete fatto, quindi molto bravi. Mi raccomando di utilizzare il tasto like, quindi il pollicione per intenderci, per farmi sapere se siete interessati ad avere altre puntate del Bob Proctor Dixit. Lasciare dei like al video è una cosa che ci aiuta sostanzialmente in due modi. Prima di tutto piace all'algoritmo, e questa è cosa buona e giusta, ma soprattutto mi permette di capire se effettivamente gli argomenti che stiamo portando all'interno del canale vi interessano oppure no. Quindi mi raccomando, se vuoi avere altre puntate del Bob Proctor Dixit, ovviamente lascia subito un like e chiaramente utilizza il box dei commenti per farmi sapere quelle che sono le tue domande, per eventuali argomenti che non sono chiari, ma soprattutto per farmi sapere quelle che sono le tematiche che vuoi eventualmente affrontare in una nuova puntata del Bob Proctor Dixit. Poi, per chi non mi conoscesse, il mio nome è Roberto Maria Vadalà e sono la massima autorità in Italia in tema di riprogrammazione mentale, non a parole ma con i fatti. Sono un consulente certificato della società di Bob Proctor, sono l'unico consulente certificato in Italia che fa parte dell'Inner Circle, del Circle of Excellence e che ha ricevuto il riconoscimento PIN Silver. Sono uno studente di successo di Bob Proctor, sono l'unico studente italiano che ha rilasciato un'intervista sui suoi canali ufficiali. Durante quell'intervista, che puoi trovare anche tu all'interno del canale ufficiale della PGI, ho raccontato quello che è stato il mio percorso che mi ha portato da 0 a 100.000 euro netti al mese, e sono ovviamente il fondatore della VMR Consulting, che oggi è un'azienda leader in Italia per quanto riguarda la riprogrammazione mentale applicata al business. Quello che facciamo è prendere per mano i nostri studenti, metterli in mano un metodo che funziona, che è replicabile, che funziona per tutti, soprattutto che non è doloroso, per fare riprogrammazione mentale, quindi per cambiare il loro mindset ed essere così in grado di costruire un business di successo. E devo dire che di testimonianze di successo siamo pieni, tant'è vero che all'interno della playlist di questo canale trovi appunto una playlist che si chiama Testimonianze Studente, dove avrai circa 40, forse probabilmente qualche cosa in più adesso, ore di contenuto solo e soltanto di video testimonianze di studenti che ti racconteranno con la loro voce i risultati che hanno avuto attraverso il sottoscritto. Detto questo, lanciamoci all'interno di questa nuova puntata del Bob Proctor Dixit. La riprogrammazione mentale, cari miei, non è in alcun modo dolorosa. Quindi se vi siete mai imbattuti in qualche sedicente esperto di mindset, di chi vi ha più ne metta, che magari attraverso il suo copywriter un po' strimpalato vi ha presentato davanti il corsetto tal dei tali, dove vi raccontava il metodo micidiale, fantasmagorico, ultra qui e ultra là, doloroso soprattutto, mi raccomando, per cambiare mindset, sappiate che Bob Proctor non ha mai parlato di questa tematica, anzi esattamente il contrario. Qualche anno fa, quando ho fatto ingresso nel mercato della formazione italiana e mi sono posto l'obiettivo di portare conoscenza e comprensione, ma soprattutto consapevolezza, sull'argomento di riprogrammazione mentale, perché in Italia la situazione era drammatica,
La prima cazzata, scusate il francese, con cui mi sono dovuto imbattere è stata proprio questa. Cioè, la gente là fuori era convinta che per cambiare mindset fosse addirittura necessario vomitare. Per cui qualcuno pensava che fosse, diciamo, un modo figo, tra virgolette, no, per rendere particolare questa disciplina, perché devi buttare sangue, devi vomitare, ti serve il metodo micidiale. Il tema è che ovviamente molti questa cosa l'hanno presa alla lettera, infatti è pieno di gruppi Facebook di ovviamente geni del crimine che non citerò per ovvi motivi, i cui studenti raccontano che hanno vomitato di qui, che hanno buttato sangue di là, per cui è diventata veramente nel corso degli anni una idea abbastanza consolidata, quella che per cambiare mindset fosse necessario soffrire proprio fisicamente. E già questo è un primo punto di veramente assurdità totale. E basterebbe veramente aver studiato un minimo, proprio un minimo, minimo, minimo di materiali di Bob Proctor per rendersi conto che una cavolata del genere non potrebbe mai essere vera, perché in realtà, se Bob Proctor è il primo che diceva che la mente non aveva a che fare con il nostro corpo fisico, lui diceva sempre: la mente non è il cervello, la mente non sta nel nostro corpo fisico, è in un altro stato. Voi capite bene che non ha alcun senso darsi un dolore fisico, una coercizione, perché non lavoriamo sul nostro stato fisico quando facciamo riprogrammazione mentale. Quindi proprio il senso di provare un dolore è una cosa che non c'entra completamente. E mi ricordo inizialmente, quando potete vederlo voi stessi, andando proprio a ritroso nella rubrica di questo canale dei vari video, mi ricordo che inizialmente la gente che iniziava a seguirmi era molto perplessa da questa tematica, perché era stata indottrinata per anni a pratiche completamente assurde, al limite veramente la barbarie, per cercare di fare riprogrammazione mentale. Quindi, siccome mi rendevo conto che c'era questa idea molto consolidata, ho fatto una bella cosa. Ho contattato direttamente la società di Bob Proctor e gli ho chiesto di rispondermi ad una domanda molto semplice, ossia, ma Bob Proctor ha mai detto che per fare riprogrammazione mentale bisogna provare dolore? Ma Bob Proctor ha mai detto che per fare riprogrammazione mentale bisogna vomitare? Ma Bob Proctor ha mai inteso in generale che qualunque esercizio, che qualunque programma di esercizi che dava ai suoi studenti dovesse arrecare uno sforzo fisico? Ebbene, a tutte queste domande, ovviamente, la risposta è stata un fragoroso no. E ripeto, se andate a vedere qualche video passato, ormai più di 3 anni fa, o magari andate a consultare la mia pagina Facebook, insomma, i social in generale del sottoscritto, troverete anche una conferma scritta di quello che vi sto dicendo. Ma voglio dire, in realtà basta proprio un minimo di buonsenso, basta andare sul canale ufficiale della PGI di Bob Proctor per rendersi conto che su centinaia di migliaia di video pubblicati dallo stesso Bob Proctor non c'è mai stato niente di tutto questo. Per cui, ovviamente, ognuno potrà raccontarsela come meglio crede, quindi potrà dire che magari, ah sì, Bob Proctor non diceva che era dolorosa, ma per me lo è stato. Il problema è questo, ed è un argomento che spesso mi trovavo, diciamo, ad approfondire durante l'Inner Circle con Bob Proctor, cioè che molto spesso capita di avere a che fare là fuori con delle persone che ottengono risultati anche importanti, ma la loro ignoranza, la loro inconsapevolezza di ciò che veramente hanno fatto per ottenere questo risultato li porta ad interpretare la loro esperienza in un modo che, oltre a non essere quello corretto per loro, finisce spesso e volentieri per traviare anche gli altri. Perché ovviamente mettetevi nei panni di uno studente che si approccia per la prima volta a questa materia e che nel frattempo magari vuole costruire il suo business online di successo e si sente dire che deve isolarsi, che deve fare l'ascolto passivo, che non deve parlare più con nessuno, che addirittura deve provare dolore perché la riprogrammazione mentale è dolorosa. Ecco, sentire tutte queste cose, ovviamente, oltre a mettere giustamente un po' di paura, perché uno dice: ma scusami, cioè, no, io volevo diventare ricco, non volevo avere danni fisici, danni alla salute, ovviamente crea grande confusione nella mente degli studenti. Ed è per questo motivo, questo è uno dei motivi principali per i quali ho deciso di introdurre questa rubrica, Bob Proctor Dixit, perché quello che faccio in questa rubrica è sostanzialmente portarvi il verbo di Bob Proctor. Perché? Perché lo faccio io e non lo fa qualcun altro? Beh, per il semplice motivo che io sono stato uno studente ai suoi percorsi avanzati. Io ho studiato settimanalmente con Bob Proctor per più di un anno e mezzo, quindi conosco a menadito tutto quello di cui si parla, nonché
banalmente anche solo per il fatto che sono un consulente certificato. E vi posso assicurare che non c'è un corso avanzato di Bob Proctor, non c'è un seminario, non c'è un programma di esercizi nel quale si parla di riprogrammazione dolorosa. Ma c'è anche una spiegazione tecnica per coloro i quali vogliono magari approfondire un po' di più l'argomento, che ti porta a capire il perché non ha proprio senso che la riprogrammazione mentale sia qualcosa di doloroso. Allora, partiamo proprio dalle basi semplici. Ognuno di noi vive su tre stati. C'è lo stato fisico, quindi quello del nostro corpo, quello che conosciamo perfettamente. Poi c'è un secondo stato che è quello intellettuale. E poi c'è un terzo stato che è quello energetico, spirituale. Quello sostanzialmente dal quale tutto si origina. Ecco, la riprogrammazione mentale è un qualcosa che ha a che fare con i primi due stati. Cioè voi, in un certo senso attingete, come la chiamava Napoleon Hill, a questa intelligenza infinita o intelligenza universale, se preferite, all'interno della quale è possibile attingere a tutti i pensieri. E voi mi direte: Roberto, ma esattamente quindi che cosa devo fare? Beh, la prima cosa che dovete fare è interagire con dei nuovi pensieri che rappresentano un modo diverso di pensare per voi. Pensieri che possono riguardare l'obiettivo che volete perseguire, o magari pensieri che possono riguardare i cambiamenti che dovete apportare, o magari le idee su che cosa fare nel vostro business o comunque nel vostro percorso per raggiungere un certo risultato. Quando riuscite a intercettare questi pensieri, e ovviamente per far questo non serve il dolore, ma serve utilizzare le facoltà mentali, quello che riuscite a fare è raccogliere questi pensieri all'interno di un'idea. Ed è questa idea che voi intrattenete nella vostra mente. A questo punto sono sicuro che la maggior parte di voi, magari chi in maniera diretta, chi in maniera indiretta, avrete sentito almeno una volta Bob Proctor dire che queste idee che intratteniamo nella nostra mente sono delle idee con le quali dobbiamo essere emotivamente coinvolti. Allora, a questo punto, ragazzi, il discorso è molto semplice, perché se Bob Proctor mi dice che io devo intrattenere un'idea ed esserne emotivamente coinvolto, sono due le cose. O questa idea è un'idea positiva e quindi evidentemente l'emozione che proverò sarà un'emozione positiva e penso, no, che a buon senso non esista un'emozione positiva che si traduce nel dolore fisico, ok? Se io richiamo un ricordo del passato che è stata una bella esperienza, mi viene da ridere, mi viene da essere felice, mi viene da essere grato, mi viene da provare l'amore, certamente non il dolore. Se invece questa idea, invece di essere positiva, fosse negativa, allora ancora potremmo parlare di dolore, perché ovviamente se io dovessi dirvi fermatevi un attimo e richiamate un ricordo del passato dove magari c'è stata veramente un'esperienza negativa da parte vostra, un fallimento, la perdita di un vostro caro, un'esperienza che tra virgolette vi ha traumatizzato, allora sì che in quel caso ci sarebbe del dolore, perché ovviamente richiamare un ricordo negativo provoca emozioni negative. A questo punto però è banale, cioè voglio dire, è proprio l'ABC della riprogrammazione mentale, che per fare la riprogrammazione mentale nel modo corretto, le uniche forme di pensiero che dovete intrattenere sono le prime, cioè voi pensate al vostro obiettivo, voi pensate alla persona che si è diventati dopo aver raggiunto l'obiettivo, voi pensate ai cambiamenti positivi che dovete apportare, quindi non si capisce, ve lo dovreste far spiegare da dilettanti della riprogrammazione mentale, non si capisce come questi pensieri solamente positivi, che provocano emozioni solamente positive, dovrebbero portarti a provare dolore. Allora cerco di aiutarvi a interpretare questa castroneria che vi hanno raccontato. Qual è il tema? Beh, da una parte c'è sicuramente un concetto che invece di dolore, lo chiamo disagio. Il disagio è una sensazione che proviamo sul nostro corpo, sulla nostra pelle, ogni volta che proviamo ad apportare dei cambiamenti o ogni volta che proviamo a fare delle cose che non abbiamo mai fatto. Il disagio ha forme differenti, per cui può essere più o meno rilevante a seconda di quello con cui ci troviamo a metterci a confronto, no? Quindi uno magari potrebbe provare particolare disagio nel fare un investimento perché da un certo punto, ma perché magari ha un paradigma del denaro che è particolarmente negativo. Così come qualcun altro potrebbe provare magari un forte disagio a provare a, che ne so, avere una relazione con una persona, perché magari quella è la tematica che per lui è più tosta da affrontare. Ma questo disagio che noi proviamo non ha ovviamente una manifestazione in termini di dolore, perché in realtà lo studente di riprogrammazione mentale, che è consapevole di quello che sta facendo, nel momento in cui prova disagio, quindi si rende conto che sta provando il disagio, sa esattamente come utilizzare le sue facoltà mentali per switchare pensiero. Perché questo, vi do un piccolo assaggio di ciò che insegno e che faccio applicare giornalmente ai miei studenti. Ogni volta che noi intratteniamo, che noi proviamo disagio, ciò che veramente stiamo facendo è essere consapevoli di una specifica frequenza,
che è la frequenza alla quale vibriamo quando la nostra mente subconscia prova a bloccarci. Pone in essere delle resistenze che sono pensate esclusivamente per farci stare fermi, per farci tornare indietro nella nostra zona di comfort. Ed è lì che il disagio viene meno. Ma lo studente che è consapevole di cosa realmente sta accadendo sa che quando si manifesta una resistenza vuol dire che sta andando nella direzione corretta, vuol dire che sta andando nella direzione della crescita, perché non proverei disagio se non stessi facendo qualcosa di corretto per il mio percorso di crescita. Non proverei disagio se non significasse che sto cambiando e sto diventando coerente con la persona che devo essere per raggiungere un certo obiettivo. Quindi i miei studenti sono assolutamente equipaggiati in termini di esercizi e di consapevolezza per poter vivere questa esperienza non più come una cosa negativa perché sto provando il disagio, ma come una cosa profondamente positiva perché significa che si stanno avvicinando ai cambiamenti che devono apportare alla loro vita per poter raggiungere un certo risultato. Quindi anche in questo caso, anche se volessimo provare a reinterpretare questa roba della riprogrammazione mentale dolorosa e la proviamo a reinterpretare con questo concetto, quindi con una forma di resistenza della nostra mente che appunto è il disagio, comunque lo studente di riprogrammazione mentale consapevole che sa cosa sta facendo e che sta dovuto applicare nel modo corretto la riprogrammazione mentale, in realtà non vive il disagio o quantomeno non lo vive in maniera negativa. Da questo punto di vista, qualunque declinazione del disagio, che sia la paura, che sia il dover affrontare il rischio, che sia appunto il cambiamento, la novità, il fare, come dicevo prima, cose che non abbiamo mai fatto prima, acquisiscono sempre la stessa rilevanza, hanno sempre lo stesso significato. Non sono cose negative, ma sono segnali del fatto che quelle idee che abbiamo intrattenuto inizialmente alla nostra mente, che potevano riguardare il nostro obiettivo e i cambiamenti che dobbiamo apportare, incominciano a manifestarsi fisicamente. Quindi la sintesi di tutto questo qual è? Che se magari in passato o addirittura prima di questo video la tua esperienza con la riprogrammazione mentale è stata un'esperienza dolorosa, nella quale addirittura hai attenzionato il dolore fisico che stavi provando nel fare l'esercizio A piuttosto che l'esercizio B, sappi che oltre a perdere tempo, oltre a sprecare energie, è molto probabile che stai seguendo delle indicazioni da parte di qualcuno che non ha consapevolezza di che cosa sia la riprogrammazione mentale. Ti assicuro che da più di 3 anni a questa parte ho fatto giornalmente riprogrammazione mentale e non c'è stata una volta che ho provato dolore. E penso che, vista la mia posizione sia di consulente certificato che di studente di successo di Bob Proctor, questo valga più di qualunque altra chiacchiera, perché non ci interessano le parole ma i fatti, per dimostrarti che la riprogrammazione mentale non è in alcun modo una cosa dolorosa. Se mi passi la battuta, la riprogrammazione mentale diventa dolorosa quando non hai la più pallida idea di quello che stai facendo. Allora sì che diventa dolorosa, allora sì che diventa un qualcosa di estenuante. Ecco, fammi aprire una piccola parentesi su un punto che magari sono sicuro potrebbe emergere nei commenti, quindi ve lo anticipo io. Tante volte la gente crede che cambiare sia qualcosa di forzoso. Questo perché si cerca di affrontare direttamente, in modo frontale, l'abitudine negativa di turno. Per cui la gente pensa che per smettere di fumare deve applicarsi una forza contro. La gente pensa che per smettere di bere deve fare la stessa roba. La gente pensa che per fare la dieta deve, che ne so, incatenarsi al muro e non mangiare. Quindi c'è questa idea abbastanza diffusa secondo la quale il cambiamento è qualcosa di difficile, di complesso. E tutti coloro i quali vivono il cambiamento in questo modo non si rendono conto che in realtà ciò che stanno provando a fare è applicare la forza di volontà. Ora, se voi non siete studenti di riprogrammazione mentale, a sentire questa cosa potreste dirmi: certo Roberto, io l'ho sentito 1000 volte, è giusto, no? Per avere successo bisogna applicare la forza di volontà. Assolutamente no. Perché quando voi applicate la forza di volontà, quello che state facendo è strecciare un comportamento che però non è per voi naturale. Allora sì, lì sì che provate fastidio, che provate disagio, perché vi state obbligando ad essere qualcosa che non siete. Vi state autoimponendo di comportarvi in un modo che non vi appartiene. Per cui che cosa succede? Che come qualunque altro cambiamento che voi provate ad applicare in maniera forzosa, questo cambiamento ha un effetto soltanto nel breve periodo. Quindi magari per un brevissimo lasso di tempo potreste anche avere qualche beneficio da questo cambiamento forzoso. Ma nel medio-lungo termine succede sempre la solita cosa.
ritornata al punto di partenza. Questo è ciò che Maxwell Maltz prima e Dan Kennedy poi in The New Psycho-Cybernetics identificavano come l'effetto snapback. Una sorta di rinculo. Quindi voi spingete per essere qualcosa che non siete, per fare cose che non avete mai fatto, e vi obbligate, vi forzate, e poi a un certo punto ritornate alle vecchie abitudini, perché la vostra self-image, che è il meccanismo cibernetico che risiede dentro di voi, per gli approfondimenti ci sono miriadi di video sul mio canale sulla self-image, ovviamente capta questa deviazione, vede che voi vi state sforzando di essere ciò che non siete, e sistematicamente vi fa ritornare alle vecchie abitudini e ai vecchi risultati. Ed è per questo motivo che là fuori è pieno di gente che ottiene risultati per poco tempo e poi dopo però torna giù e continua a fare questo sali e scendi e non riesce mai veramente a cambiare in modo duraturo e permanente. Il cambiamento deve essere duraturo e permanente. Quando avete questa forma di cambiamento, allora sì che riuscite realmente ad avere un risultato. Ed è proprio questo il tipo di cambiamento che faccio avere ai miei studenti attraverso il percorso di Master 10K. Per chi non lo conoscesse, Master 10K è il primo percorso completo, pratico, pragmatico di riprogrammazione mentale in Italia ed è un percorso pensato per prenderti per mano e aiutarti a costruire il tuo business di successo. Ora, c'è una cosa, ci sono tante cose che ho imparato da Bob Proctor, ma ce n'è una che mi è sempre rimasta impressa. La riprogrammazione mentale è un percorso personale, il che significa che non possiamo tutti quanti farlo allo stesso modo. Quindi anche questa tiritera che, siccome Alfredo Pippo Pluto Genoveffo ha detto che per lui la riprogrammazione mentale era dolorosa, allora quindi deve essere per tutti quanti allo stesso modo, è una profonda baggianata. È un percorso molto personale, per cui sicuramente uno dei primi dubbi che potresti avere in questo momento, ce l'ho avuto anche io quando ero uno studente, è: ok Roberto, sto iniziando a capire questo argomento, quindi sto guardando i tuoi video e mi sto iniziando a fare una cultura sulla riprogrammazione mentale. Mi mancano ancora dei pezzettini, ovviamente ragazzi non posso darvi nei contenuti gratuiti tutto quello che c'è da sapere, c'è un mondo intero da scoprire o trovare dentro Master 10K, ma il dubbio dei dubbi, il dilemma dei dilemmi per uno studente che non ha ancora iniziato un percorso come quello del sottoscritto è: ma tutto questo funzionerà anche per me? Perché sai Roberto, io ho provato a fare A, B, C, D ed E, però non ha funzionato. Ecco, non ha funzionato per due motivi. Uno, perché probabilmente ti sei affidato a qualcuno che non era in grado di aiutarti. Due, perché molto probabilmente stai prendendo informazioni a spizzichi e bocconi. Ed è questo il grande problema. Prendere informazioni a spizzichi e bocconi e non avere una visione d'insieme di una materia che è molto complessa. Perché qui non si tratta di fare un business punta e clicca. Qui non si tratta di capire come andare sul business manager a fare le campagne di Facebook. Qui si tratta di interagire con delle informazioni che sono astratte, perché non riguardano solo fisico, quindi serve un livello di consapevolezza particolarmente elevato. Ed è proprio per questo motivo che ogni singolo studente che accede, prima di accedere a Master 10K, fa, se volete, una sorta di percorso preparatorio, dove un punto saliente che ti invito a te in questo momento a sfruttare è quello di fare una consulenza gratuita e senza impegno. Che cosa significa? Significa che hai la possibilità, cliccando sul link che trovi nella descrizione di questo video, di entrare in contatto con uno dei miei consulenti che ho personalmente formato. Questa occasione sarà la possibilità per te di mettere nero su bianco quella che è la tua introspezione. Quindi ti farà farti aiutare a capire qual è il tuo specifico problema di mindset, ma soprattutto capire quelle che sono le cause del tuo problema di mindset, perché devi sapere che non è che tutti quanti fanno la riprogrammazione mentale allo stesso modo. Dicevo prima, è un percorso personale e in base alle cause che in questo momento ti stanno impedendo di raggiungere il tuo obiettivo, servirà a fare delle cose piuttosto che delle altre. E i miei consulenti sono in grado di farti capire tutto questo. Poi, dopodiché, la scelta sarà ovviamente tua. Nel frattempo, però, iscriviti al canale, mi raccomando, attiva la campanella notifiche, fammi sapere con un bel like se ti interessa avere altre puntate di questa rubrica Bob Proctor Dixit e ovviamente usa il box dei commenti per tutte le domande del caso. Noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, fai il tuo gioco e come sempre, al tuo successo. Ciao!